Nel derby infuocato dell'ultima giornata il Pineto vince per 2-1 contro la Vastese e vola per la prima volta in Serie C dopo il primo tempo chiusosi con le marcature di Di Filippo per i biancazzurri e De Cerchio per i biancorossi. Nel secondo Forgione porta in avanti i padroni di casa, i biancazzurri dunque conquistano per la prima volta il calcio professionistico. La Vastese andrà a giocarsi la permanenza in categoria nei play-out. Il match incomincia con il Pineto che parte con l'acceleratore a tavoletta. Al minuto 8 Giambè riceve da Braghini a millimetri dal vantaggio. Ancora i padroni di casa insistono 5 minuti dopo su respinta. Bordata al volo di Della Quercia, anche questa volta alta di poco. Ancora il camerunense vuole il ritorno al gol. Traini accomoda per il numero 11 che anticipa del giudice. Nuovamente pallone sopra la traversa. I biancorossi si affacciano al 25esimo. Pallone filtrante letto benissimo da Nacci. Cecacci scivolata, impedisce all'attaccante aragonese di trovarsi a tu per tu con Mercorelli. Dalla parte opposta i biancazzurri trovano il vantaggio agognato su azione insistita di Filippo su cross perfetto di Della Quercia. Anticipa tutti, non esulta ma fa esplodere il Mariani Pavone. Il gol galvanizza l'11 di mister Daniele Amauro. Giambè millanta il possesso del pallone, fa bene. La staffilata c'entra però solo il sostegno esterno della porta biancorossa. Come sempre il calcio ha solo una regola. Dalla parte opposta Possa De Cerchio prende la mira e cecchina con l'esterno il pallone del pareggio in fondo al sacco. Nel finale di primo tempo ancora il Pineto, Giambè semina il panico, cerca Maio, la Vastese si salva letteralmente per il rotto della cuffia. Nel secondo tempo il derby procede sempre su ritmi altissimi, Losicco fucila dal limite, sempre pallone sopra il montante alto, poco male per la squadra del presidente Silvio Brocco. Giambè Caparbio sceglie la via della generosità, Forgione dal cuore dell'area avversaria non può proprio sbagliare. Al 20esimo momento di tensione, Frangella si accascia durante il riscaldamento e viene portato fuori in barella tra gli applausi del pubblico. Un giro di lancette dopo Montebugnoli fa tutto da solo, solo il palo nega il pari al numero 3, non succede più nulla, il Pineto vola per la prima volta in Serie C, la Vastese andrà a giocarsi la permanenza in categoria nei play-out.